Sono quasi 50.000 le denunce di infortunio sul lavoro presentate in Toscana nel 2017, con 77 casi di morte, a dirlo il report INAIL. Scopriamone di più. È stato presentato nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze il rapporto INAIL 2017 sugli infortuni sul lavoro in Toscana. Nelle immagini vedete la tavola rotonda a cui ha partecipato il Presidente della Regione Enrico Rossi. A preoccupare, a fronte del calo dell'1,21% rispetto al 2016, sono gli infortuni mortali, che nel 2017 sono rimasti a quota 77 come l'anno prima e che nei primi 9 mesi del 2018 sono stati 61. Il 2018 si chiude con una mortalità in crescita, che non va bene, però abbiamo posto basi importanti e fatto iniziative perché il tema del lavoro e della sicurezza del lavoro, del diritto dei lavoratori, di poter tornare a casa integri per poter reintegrare le loro forze e il giorno dopo vendere di nuovo la loro attività, la loro forza lavoro, sia completamente e pienamente affermato. Per questo è stato anche illustrato il piano operativo 2019 per la sicurezza del lavoro, nato dal protocollo d'intesa dell'aprile 2018, che ribadisce la necessità di un raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro per abbattere gli infortuni. Costruzioni, logistica e agricoltura, i settori in cui è più urgente intervenire, e le cose cambiano da azienda ad azienda. Quello che risalta in modo particolare è che le grandi aziende sono bene o male sono attrezzate e quindi quello che sono particolarmente hanno bisogno di essere accompagnate sono le piccole e medie aziende. È lì che dobbiamo fare uno sforzo non indifferente per intensificare queste azioni. Le denunce di infortunio nel 2017 in Toscana sono state quasi 50.000. La quantità complessiva di infortuni denunciati corrisponde al 7,72% del totale nazionale. 8.000 circa le aziende che ogni anno in Toscana sono controllate dall'Ispettorato del Lavoro. Abbiamo delle percentuali piuttosto elevate, ma assolutamente in linea.